Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi, nel quale analizzeremo i vostri progetti, vi parleremo delle novità e quella di oggi è una novità assoluta, ma come d'altronde ogni puntata. Le quattro protagoniste di quest'oggi sono coloro che hanno realizzato i loro progetti, li hanno pubblicati, sono stati ricondivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya nella settimana dal 3 al 9 maggio. Non perdiamoci in chiacchiere, io adoro chiacchierare quindi mi ci perdo sempre, ma adesso no! Iniziamo con il primo progetto, vai! Il primo progetto di quest'oggi è di Simona Capecci, vediamo che cosa ha utilizzato. Allora, Simona ha utilizzato l'Aiuta nelle varianti Ecru naturale, celeste e blu, il tutto lavorato con un uncinetto numero 4, ha aggiunto inoltre anche i manici in bambù e ha utilizzato la rete canvas da 3 mm. Ci ha inviato un bel vocale, ascoltiamolo insieme. Ciao a tutte, sono Simona, ho 46 anni, vivo a Jesi in provincia di Ancona, nelle Marche. Ho iniziato a fare l'uncinetto da piccolina, con mia mamma che mi ha insegnato. Dopo tanti chilometri di catenella per iniziare ed imparare, ho iniziato a fare i primi progettini, guidati da mia mamma. Ma all'epoca si facevano solo centrini, tendine, pizze e tovaglie, ma ero già alternativa e dopo un po' già facevo sciarpine e borsette. Nel corso della vita poi ho lasciato e ripreso in mano varie volte l'uncinetto. Ora, con il lockdown e dovendo stare molto a casa, la passione è tornata a farsi sentire, però sapevo che non avevo appreso tutto e mi mancavano alcune tecniche da imparare ed è lì che ho scoperto la fata tuttofare e ho imparato anche a fare borse più strutturate e a usare la rete. È da uno dei suoi tutorial che mi sono ispirata per il progetto della borsa che ho realizzato. Il progetto della fata è la borsa Sunflower. Io l'ho fatta un po' più piccola, ho usato l'Aiuta in quattro varianti di colore, il beige, il naturale, il celeste e il blu, lavorando con l'uncinetto numero 4, un fondo borsa 32x11, manici in bambù e inserito una rete canvas con fori da 3 mm per irrigidirla. Devo dire che l'Aiuta ha il suo fascino e rispetto ad altre marche, questa della Tessiland si lavora abbastanza bene. Grazie Fata Tuttofare per i tuoi tanti spunti creativi che ci dai e nuove tecniche che ci insegni. Grazie Tessiland per la varietà e qualità dei tuoi prodotti, non solo filati, ma tutto l'occorrente per far sbizzarrire la nostra fantasia creativa. E noi invece ringraziamo te Simona, grazie davvero. Il secondo progetto di quest'oggi è di una mia omonima, Valentina Baffi. Allora, lei ha realizzato questo stupendo zainetto e ci ha mandato, devo dire, una bella descrizione, molto dettagliata. Si è scusata anche di aver scritto molto, ma credimi, per una logorroica, oltre che omonima come me, ha sfondato una porta aperta. Valentina ci ha raccontato che voleva già da tempo realizzare uno zaino, tutto all'uncinetto, però è sempre stata combattuta perché volendo realizzare anche la tracolla con l'uncinetto ha sempre avuto il timore che potesse risultare troppo pesante. Non è mai riuscita a trovare il prodotto giusto, la foto giusta, fino a quando poi non ha conosciuto noi e in particolare il set borsa Holly Bolly. Grazie a quello ci ha detto che è stata una vera e propria svolta. Perché? Perché grazie a questo set, insomma, già metà del lavoro era fatto. Poi oltretutto ha scoperto che era disponibile anche nella sua colorazione preferita e quindi, insomma, ecco, ormai il gioco era fatto. Quindi poi non ha fatto altro che scegliere il filato giusto, che per lei è stato il Thai Sublime. Vediamo cos'altro. Valentina ha utilizzato il Thai Sublime Petrolio, il Thai Sublime Tiffany, il tutto lavorato con un uncinetto 3,5 e il set borsa Holly Bolly. Ha scelto questi due colori in quanto l'alternanza tra i due le dava il connubio perfetto. Ci ha confidato che addirittura le si è gonfiato il pollice proprio per la continua pressione sull'uncinetto. Però la soddisfazione provata al termine è stata davvero unica, in quanto ci ha detto che poi alla fine è stato il suo primo vero lavoro realizzato interamente da lei e senza seguire tutorial, quindi che dire, bravissima Valentina. Ma adesso analizziamo nel dettaglio quella che è stata la lavorazione
passione. Ha provato tanti filati e tanti cordini, ma il tè sublime resta sempre la sua prima scelta. Sufficientemente morbido da permettere una lavorazione agile e scorrevole senza affaticare la mano, ma è anche resistente e, a seconda dei punti scelti, capace di dare il sostegno al progetto. Ha utilizzato, come avete visto, l'uncinetto 3,5 per la sua mano, che è un buon compromesso tra compattezza e morbidezza del lavoro. Ha utilizzato alla fine tutto a punto basso, ma in due varianti. Per la parte bassa iniziale e per quella alta finale ha usato il punto basso in costa retro, mentre per la parte lavorata a mosaico, invece di prendere il punto nella catenella come di consueto, ha preso proprio all'interno del punto, in modo da creare il motivo a V, come quello che viene col lavoro ai ferri. E proprio per la composizione del punto il risultato è anche molto compatto e dà sostegno a tutta la borsa, che non ha bisogno quindi di essere foderata, perché appunto grazie a questa lavorazione anche l'effetto interno della borsa è gradevole, quindi non c'è bisogno di alcuna fodera. Le misure del fondo sono circa 32x13, mentre l'altezza è di circa 26 cm. Per la chiusura poi ha fatto una lunga catenella con il cordino tutto appunto bassissimo, e poi, come se non bastasse, come ciliegina finale ha aggiunto anche la nostra scritta handmade, e insomma ne è uscito un lavoro davvero al bacio. Brava Valentina! Il terzo progetto invece di quest'oggi sono delle carinissime scarpine accompagnate anche da un bel bavaglino di Massi Doriguzzi, che ha utilizzato il ghi bianco e il ghi blu, lavorato il tutto con uncinetto numero 3 per le scarpine e numero 1.75 per il bavaglino. Anche Massi ci ha inviato un bel messaggio vocale che noi ascoltiamo. Ciao, sono Massi Doriguzzi e ho 53 anni e sono una mamma di 4 ragazze e nonna di un bellissimo nipotino. Abito in un paesino del Friuli Venezia Giulia che si chiama Moimacco ed è immerso nella natura. Adoro tutto ciò che è fatto a mano e mi piace realizzare soprattutto progetti da neonato. E per iniziare prendo spunti da immagini per poi proseguire come piace a me. E uso soprattutto i filati della Tessiland perché c'è una vasta scelta sia di prodotti che di colori anche. E per questo progetto ho scelto l'Iggy della Tessiland e ho fatto scorta di colori. Ho lavorato ai ferri numero 3 le scarpine e all'uncinetto numero 1,75 il bavaglino. E mi sono serviti circa 50 grammi di filato e il risultato finale mi è piaciuto molto. E ringrazio la Tessiland e un saluto a tutti voi, ciao! Un saluto a te Massi, ciao! La foto che ha ottenuto più mi piace in questa settimana, quindi dal 3 al 9 maggio, è Sabrina Ravanesi. Se vi ricordate, lei aveva inizialmente postato una foto di una copertina, perché in realtà in origine quello doveva essere, poi in realtà è diventata una coperta gigantesca realizzata con, vediamolo. Sabrina invece ha utilizzato ighi, salvia, panna, rosa antico, il tutto lavorato con uncinetto numero 3. Ci ha inviato un bel video, quindi guardiamolo insieme. Salve a tutti, sono Sabrina Ravanesi e sono la signora che ha realizzato la coperta in cotone ighi nei colori panna, salvia e rosa antico. E sono della città dell'Aquila, una città veramente bella e piena di cultura, di architettura e di artigianato. Io amo fare l'uncinetto e lavorare ai ferri, e infatti mi diletto in lavori vari, anche nella realizzazione di borse. Ho partecipato a dei mercatini nella mia città e devo dire che sono rimasta soddisfatta perché i miei lavori hanno diciamo, sono stati veramente apprezzati. Ho realizzato questa coperta in cotone perché avevo bisogno di una coperta per il divano e ho scelto queste colorazioni perché ho delle pareti color salvia, quindi ho pensato di abbinare il panna, salvia e rosa antico. Il cotone che ho utilizzato è IG della Tessiland e l'ho lavorato con l'uncinetto numero 3 e devo dire che sono rimasta molto soddisfatta sia nel momento della lavorazione che nel lavoro terminato, perché è risultato bello, raffinato e brillante, e quindi sono molto contenta.
E ho deciso di fare questo progetto anche perché io sono molto competitiva con me stessa, quindi mi piace proprio mettermi alla prova e realizzare sempre cose anche a volte molto difficili. Questa è stata una passeggiata, questa coperta. E quindi ho fatto 4 quadrati diversi in tutte e 3 le colorazioni e poi ho abbinato alternando in predominante come colore il panna. E ringrazio tutti coloro che, soprattutto Valentina che mi ha contattato di Tessiland, e sono contenta di aver svolto questo lavoro. Ciao ciao! Che dire, complimenti oltre che davvero dolcissima Sabrina. E la novità di quest'oggi, il Justin Baby. Direte voi, già lo conosciamo? E lo so, come si fa a non conoscere un filato così morbido? 100% lana merinos extra fine, morbidissimo, torsione corallina, musing free, che ha tantissime qualità perfette per adulti, per bambini, per copertine, maglioncini, cardigan, per essere proprio avvolti da una nuvola di morbidi. Lo so, quello che però non sapete è che ci sono nuovi colori. E già, sono arrivati tanti nuovi colori, eccoli qui. Io ovviamente non tolgo la mano altrimenti la mia bella piramide cade, ma ci sono tanti nuovi colori, vale a dire avio, azzurro, bianco, blu scuro, bluette, bordeaux, celeste, crema, fucsia, nero, panna, perla, rosa, rosso e tortora. Quindi mi raccomando, preparatevi all'inverno. E anche questa puntata di Tessiland Condivision, così piena di vocali e video, quindi davvero si può dire che io ho fatto ben poco oggi, ma se ne uscirà una puntata bella sarà sempre e soprattutto grazie a voi. Io vi ringrazio ovviamente per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella in modo tale da essere costantemente aggiornati su tutte le nostre rubriche e di seguirci anche ovviamente su tutti gli altri social, quindi Facebook, sulla nostra pagina Meglio di Maya, mi raccomando, cliccate quel bel pollice in su, ma anche su Instagram, Pinterest e TikTok, di leggere ogni venerdì sul nostro blog www.meglio-di-maya.com i nostri articoli, tutti i link dei prodotti e anche del tutorial di cui abbiamo parlato oggi li potrete vedere proprio qui sotto il video oppure sulla i posta qui in alto. E io vi ringrazio ancora e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!